Amici miei, buona domenica. Consigli comunali a Raffica. Il PD vuole discutere il fatto dell'olio tunisino. Lo vuole discutere al Consiglio Comunale di Cerignola. Io lo discuto volentieri. Però, volesse capire, da noi che volete. Riassumo per zia Maria. Zia Maria, si tratta di questo: alla Comunità Europea hanno autorizzato l'abbassamento dei dazi, delle tasse, sulla introduzione nella Comunità Europea e quindi anche in Italia dell'olio prodotto dalla Tunisia. Ovviamente questo ben bacionese a tutti i nostri produttori di olio, perché arriva olio scadente a prezzo molto basso, molto concorrenziale, quindi noi che stavamo già a terra ai mattoni abbiamo questo ulteriore danno, tutta l'Italia, ma in particolare le zone di produzione dell'olio e quindi in particolare Cerignola, quindi Cerignola è giusto che si lamenti. Però, voi capite, questa è una decisione presa a Bruxelles. Non è che a Bruxelles telefonano il sindaco di Cerignola e domani, scusa, tu che ne pensi? E nemmeno mi pare che telefona a Tommaso Sgarra, tanto meno alla di Biceglie o di Biceglia, come si chiama. È una decisione presa nella commissione attività produttive, credo, di Bruxelles. Chi ha votato a favore? Gli europarlamentari del PD hanno votato a favore. Tanto è vero che mi pare di aver letto che il presidente della commissione, che è di Forza Italia, si è dimesso per protesta perché giustamente era contrario. Giustamente era contrario Forza Italia. Chi era a favore, chi è stato a favore, sono stati gli europarlamentari del PD. Ma voi fatemi capire una cosa: noi lo discutiamo questo fatto, non è che io non lo voglio discutere, ma che potere tiene il Consiglio Comunale di Cerignola? Poi chi ha chiesto la convocazione del Consiglio? Il PD. È santa miseria. Se voi l'avete approvato con i vostri europarlamentari, dice che Cerignola non doveva avere un sindaco della cicogna o della coalizione del cambiamento, perché dice se no non conta niente nella filiera politica. Conta più che nella filiera politica, capo quindi partito vostro, perché i vostri rappresentanti al Parlamento europeo hanno votato a favore di questa norma. Adesso questa norma deve essere modificata, perché se capisco bene, dopo l'approvazione in commissione deve andare nell'Assemblea generale del Parlamento europeo. Allora dico a sti piripicchi, invece di venire ad affliggerci a noi con una discussione che lascerà il problema al punto di prima, interessatevi, perché i vostri parlamentari, i parlamentari del PD a Bruxelles, facciano il loro dovere insieme agli altri parlamentari degli altri partiti e quando arriva questa norma la boccino. Voi prima fate il guaio come PD e poi volete che il problema lo risolva il Consiglio Comunale di Cerignola. Noi faremo una bella discussione che andrà a finire con un ordine del giorno votato all'unanimità a Bruxelles. Stanno tutti così, pronti. Vediamo che ne pensa il Consiglio Comunale di Cerignola. Non basta qui che decidono a Cerignola, cambiamo il legge nostra. No! Si va dagli eurodeputati. La conoscete un'eurodeputata? La tenete presente? Di Biceglia? Di Biceglie? Come ti chiami tu? La conosce un'eurodeputata? E perché non parla con l'eurodeputata? Che aveva un compagno suo, eurodeputato come Ged del PD, a dice mettete a posto la faccenda dell'olio. Sto facendo una trasmissione, sto indietro di 5 anni, sono ringiovanito di 10 anni. Ma santi Dio benedetto, ma santi Dio benedetto. Ieri abbiamo parlato di teste di legno che fanno fracasso, oggi dobbiamo parlare di teste di legno che fanno fracasso e fanno perdere pure tempo. Non perché io non sia sensibile a questo problema, ma scusate, perché non discutiamo la guerra in Libia? Può darsi che vogliono sapere il Consiglio Comunale.
Renzi vuole sapere, l'avvocato Rendine come la pensa sulla guerra nella Libia? Vuole mandare 1.000 soldati o no? Facciamo un bel consiglio comunale anche su questo. Perché ci dobbiamo far mancare la politica estera? E poi in America si vota, perché non facciamo un bel consiglio comunale sulla scelta da fare? Gli americani che stanno, devono scegliere fra poco il presidente, vogliono sapere come la pensa la signora Ciccolella. A chi devono eleggere presidente? E il consiglio comunale, la Ciccolella magari si consulta con la Mirra e decidono di dare un consiglio agli americani. Teniamo i problemi nostri, teniamo un sacco di cose da fare, ancora non arriva una proposta seria, una cosa concreta da parte di quella che è la presunta opposizione del PD, molto presunta, perché se mi fate l'opposizione così a me fastidio non me ne date. A proposito di opposizione, abbiamo ottenuto un finanziamento per le indagini diagnostiche su 14 scuole di Cerignola. Cioè, nella legge, vi ricordate, qualcuno l'avrà sentito, che si chiama Buona Scuola, a noi, classifica regione per regione, provincia per provincia, Cerignola con i nostri progetti, le nostre proposte, è arrivata prima. E abbiamo ottenuto il finanziamento di 14 indagini da fare su 14 edifici scolastici. Tutti contenti? No. Il PD non è contento. Qualche altra testa di legno? E ogni volta che dico di legno, rendetevi conto di quello che volevo dire e di quello che dico, ogni testa di legno di questa città, incompetente, senza nessun seguito, senza un'attività lavorativa, in modo tale da avere tempo per stare su Facebook, va bene, non si è complimentata, non si è compiaciuta di questo risultato, no. Quelle cose buone a loro gli danno fastidio. Adesso ce ne veniamo che bisogna dare l'incarico agli ingegneri che devono fare questa diagnostica. Allora, cari amici di Cerignola, vi voglio spiegare quello che il candidato sindaco Tommaso Sgarro, stiamo fresco se vengevo questo, non sa. Gli incarichi non li dà l'assessore, non li dà il sindaco, gli incarichi li dà il dirigente. Dice sì, ma noi siamo abituati che i compagni nostri nel passato hanno sempre deciso loro. Forse era così nel passato. Oggi qua è cambiato il registro. Gli incarichi non sono competenza mia, non sono competenza dell'assessore. Noi non abbiamo nessuna influenza su questi incarichi. C'è un dirigente che concede, che affida gli incarichi. Noi non c'entriamo niente. E quello mi fa l'interrogazione, quello della Cassatina, Tommasino, mi fa l'interrogazione per sapere da me con quali criteri abbiamo scelto gli ingegneri. Senza criteri li abbiamo scelti, perché non li abbiamo scelti noi, li ha scelti il dirigente. Primo punto. Secondo punto, io posso avere anche una curiosità di chiedere al mio dirigente come li ha scelti. E il dirigente, dopo che li ha scelti, perché io non devo influenzare le decisioni, mi dice: esiste un albo dei professionisti accreditati presso il comune di Cerignola. Li ho presi da questo albo. Bene, ottimo criterio, quasi io direi obbligatorio. Li ho scelti professionisti giovani. Ottimo. Professionisti giovani devono avere un certo, come dire, privilegio, fra virgolette, passatemi l'espressione, perché bisogna ovviamente cercare di offrire possibilità non solo di lavoro, ma anche di esperienze professionali a tecnici giovani.
Ovviamente, mi dice il mio dirigente, non è che io ho scelto soltanto nell'alba e solo fra i giovani, ho scelto cercando di individuare le professionalità adatte a quel tipo di lavoro, cioè se io devo andare da un avvocato me lo scelgo, se è una questione penale mi scelgo uno che faccia più penale, oppure mi scelgo uno che faccia più civile, oppure più amministrativo, ovviamente non mi scelgo qualche nulla facente che non tiene manco mezza causa, quelli li scarto. Così è stata fatta questa scelta e sono usciti dei nomi. Qual è il problema? Dobbiamo essere contenti, abbiamo avuto il finanziamento, abbiamo dei professionisti di Cerignola, faranno questo lavoro, non vedo quale sia il problema. Ovvio che con il dirigente è inteso che come indicazione dell'amministrazione solo questo possiamo fare, si eserciti una certa rotazione, cioè ne hai scelti 5, mi sta benissimo, alla prossima volta che devi scegliere tieni presente anche una rotazione in maniera tale che siano coinvolti più professionisti possibili, questo lo posso fare, questo lo faccio, il resto non mi compete, ma voi adesso col buonsenso tipico dei cerignolani, ecco perché hanno perso la lezione, perché loro sono cubani, non sono cerignolani. Col vostro buonsenso, abbiamo scelto questi 5, ne avessimo scelti altri 5, ne avessimo scelti altri 5, fra un mese scegliamo altri 5, quando dico scegliamo parlo sempre dei dirigenti e mai del sindaco e mai dell'assessore, ne scegliamo altri 5, va bene? Ci sarà sempre chi si lamenta, ci sarà sempre quello che non ha avuto l'incarico a preferenza di altri, ma deve aspettare evidentemente il suo turno. Oppure, questa potrebbe essere una mia idea che mi viene in questo momento, noi al momento della selezione potremmo ulteriormente allargare, come dire, la trasparenza della decisione acquisendo specifici curricula dei singoli professionisti che si candidano laddove è possibile acquisire dei curricula. Evidentemente lo possiamo anche fare per migliorare ulteriormente la decisione, ma spiegatemi, alla gente gli interessa chi va a fare la verifica o gli interessa che la scuola dove va il figlio sia sicura, sia verificata e tutto il resto? È chiaro qual è il concetto? Erano 14 scuole da controllare, hanno nominato 5 tecnici, evidentemente perché non potevamo nominare 14 tecnici, ogni scuola 2 tecnici, c'è qualche amico mio che sono innamorato di questa idea, cioè perché devi nominare 5? Nominano 45 e facciamo lavorare 45 persone, non funziona così, per far lavorare 45 tecnici si portano a Cerignola tanti di quei finanziamenti, si avviano tanti di quei lavori pubblici che poi si possono affidare a rotazione in maniera abbastanza equa, fermo restando, ficcatevelo bene in testa, che laddove l'amministrazione ha bisogno di una competenza assolutamente specifica, assolutamente straordinaria, assolutamente qualificata, io vado al professionista che corrisponde a queste caratteristiche. Ancora ci illudiamo che mentre voi quando avete un problema vi potete scegliere il miglior avvocato, il comune quando deve ricorrere a un professionista deve scegliere il primo che passa, eh? Quando sono questioni di particolare importanza dove è coinvolta la responsabilità dell'amministrazione ma anche l'interesse di tutta la città, è ovvio che io vado per il meglio, perché a Cerignola, per Cerignola, per la città di Cerignola è ovvio che io voglia il meglio. Tutto questo ovviamente non lo capiscono le teste di legno. Voglio dirvi rapidamente, il tempo
è poco, voglio dirvi la prima, tutto quello che mi sono scritto. Stiamo lavorando sempre in maniera sempre più attiva per il canile. Abbiamo, come sapete, siamo stati additati come la città del canile Lager. Il canile Lager non esiste più. Nel canile sono rimasti meno di 100 cani. Io spero che presto quel luogo tristissimo, venga abbandonato. Voglio annunciarvi che abbiamo individuato un'altra area per creare lì un rifugio per i cani. La città di Cerignola lo deve tenere. Io non voglio un canile comunale, voglio un rifugio. Non ho il tempo di spiegarvi la differenza, ma l'avete sicuramente capito. E ovviamente stiamo assegnando un terreno in modo tale che, sgomberato il lager, dove evidentemente c'erano i nazisti a trattare i cani, noi avremo una struttura alternativa. E Cerignola, da essere additato come il posto peggiore d'Italia per il trattamento degli animali, sarà additato come il posto migliore d'Italia per il trattamento degli animali. Questo si chiama cambiare, e cambiare in meglio. Gare, l'amministrazione comunale di Cerignola sta, penso, facendo e mettendo in cantiere più gare in 6 mesi di tempo che le ultime amministrazioni degli ultimi 15 anni, 20 anni. Cioè noi in 6 mesi, loro in 20 anni, noi siamo nettamente in vantaggio. Perché? Perché ai compañeros non gli andava bene di fare le gare, volevano sempre fare le proroghe. Noi proroghe non ne facciamo, anzi, noi proroghe le facciamo. Per esempio, io ho prorogato il servizio trasporti con una decisione dell'amministrazione. Il servizio di scuola bus lo abbiamo prorogato. Perché? Ma solo perché dobbiamo fare la gara. È come il discorso della mensa, anche qui teste di legno impermeabili ai ragionamenti. Se io devo fare la gara, non posso interrompere il servizio, perché quello è un servizio essenziale. I bambini devono andare a scuola, quindi l'autobus li deve andare a prendere. Non posso gravare sulle famiglie. Le famiglie, ci sono delle famiglie che non hanno la possibilità di mandare i bambini a scuola per conto loro. Quindi che cosa si fa? Il servizio si interrompe in attesa della gara? No, il servizio continua in attesa della gara. Allora noi facciamo una proroga che si chiama proroga tecnica fino a quando non si arriva alla gara. I lavoratori della ditta che fa questo servizio, tranquilli, anche se sulle carte sta scritto che la proroga è di 1 mese, la proroga deve essere a sua volta prorogata fino a quando non finisce la gara. Quindi il vostro posto di lavoro è tranquillo. Prima che finisce l'anno scolastico, si porta a compimento la gara, il vostro posto di lavoro è tranquillo ancora di più. Perché? Perché chiunque vinca la gara, c'è la clausola di salvaguardia, cioè si deve prendere tutto il personale. Così fa il servizio col personale già in attività. Nessun raccomandato del sindaco, nessun raccomandato degli assessori, ma la tutela dell'ordine costituito di coloro, cioè, che hanno già un posto di lavoro. Garantiamo che non lo perdano. Ho costituito l'agenzia Cerignola Produce e ho affidato la presidenza a Vincenzo Specchio. L'agenzia Cerignola Produce già ha prodotto un primo evento, la festa di San Valentino. Faremo una 3 giorni nel Borgo Antico, e nel Borgo Antico io voglio tornare sempre per avvenimenti di questo genere. Ci sono stato per il presepio bellissimo il 6 di gennaio, adesso ci torno a febbraio per la festa di San Valentino dentro al Borgo Antico. Venite che sarà bellissima, i 3 giorni prima di San Valentino, 12, 13 e 14, ma poi vedrete che all'altro mese ci sarà un altro evento, all'altro mese ci sarà un altro evento ancora. Nel frattempo stiamo pensando al traffico per la Terra Vecchia e abbiamo idea di ridurlo in maniera molto sostanziale, diciamo
che limitati i residenti, nessun altro potrà girare per la Terra Vecchia, perché la Terra Vecchia è uno dei posti che dobbiamo valorizzare. L'altro posto che dobbiamo valorizzare è la villa comunale. Dato che io comune non tengo i soldi, non tengo la capacità, non tengo il personale per gestire bene la villa comunale, ho messo a bando la gestione della villa comunale. Quindi chi vincerà il bando avrà la gestione della villa, potrà usare la struttura del bar per un suo ricavo economico e dovrà garantirci la gestione al meglio della villa. Quindi anche questo posto del cuore dei cerignolani, oltre che polmone verde, momento centrale del tessuto urbanistico della città, dovrà essere sistemato. Un'ultima cosa, è inutile che mi venite a dire: c'è un cancello della villa che sta aperto o c'è un cancello della villa che sta chiuso, cioè mi segnalate delle cose marginali. Il sindaco non si occupa del singolo cancello, del singolo fosso in mezzo alla strada, della singola bottiglia d'acqua buttata per terra. Il sindaco ha una visione più ampia, quelle sono cose che si fanno evidentemente, man mano, progressivamente, nel momento in cui si hanno le idee chiare sulla destinazione complessiva e strutturale, cioè io mi immagino una villa gestita bene, me la immagino perfettamente pulita, perfettamente tutelata, perfettamente vigilata, col parco giochi nuovo, con l'arco della rimembranza rimesso nella posizione giusta, non col cotender, ma alzata in vita. Mi immagino tutte queste cose. Ovviamente non mi occupo della singola questione, ma dovete dare il tempo all'amministratore di fare un intervento di carattere strutturale, così per la villa, così per tante altre cose. Di scemi a Cerignolo ce ne stanno tanti, intendiamoci, che il lavoro delle riparazioni delle strade sia urgente, lo so benissimo, non è che c'è bisogno che qualche fenomeno da baraccone, me lo ricordo, lo so benissimo. Voi sapete che il primo mese di attività noi abbiamo risistemato la maggior parte delle strade di Cerignola. Adesso, una settimana fa, abbiamo ricominciato. Perché si interrompe e perché si ricomincia? Ternis, Sold, Carlucci, come chiamate voi? Ecco, per fare le cose occorrono Ternis, Sold, Carlucci, Condande. E adesso abbiamo avuto un'altra disponibilità, stiamo ultimando quei lavori di ricopertura delle buche dei fossi. Ovviamente ci sarà sempre un buco che rimane scoperto, ci sarà sempre un fosso che rimane scoperto. Ma se ci date un'altra settimana di tempo, va bene, se non vi trasferite all'estero in questa settimana, vedrete che partirà il pronto soccorso per gli interventi stradali, sia per riparazioni di dissesti stradali, sia per piccole sistemazioni, sia per, in caso per esempio di danneggiamento da incidente stradale. Anche questo partirà. Dovete avere questa consapevolezza. Non ci servono le segnalazioni dei problemi, noi i problemi li conosciamo, vogliamo le soluzioni. Alle soluzioni stiamo lavorando. Dove potete collaborare? Per esempio, non fate cagare i vostri cani per strada, che continuate a farlo, e quando io riuscirò a sguinzagliare 10 persone che vi fanno le multe, poi voglio la fila davanti al comune di Cerignolo delle persone multate che si vengono a lamentare, così li vengo a conoscere quelli che impestano questa città, quando potrebbero, con un gesto di buona educazione, dare una mano a tenerla pulita. Avevo detto che era l'ultima cosa, sono notoriamente bugiardo, quindi è un'altra cosa che la voglio dire. La puzza che si sente, la sento pure io, la sentono pure gli amici miei, le persone a cui voglio bene, le persone che amo. Quindi non mi venite a raccontare: sindaco, si sente la puzza. Il sindaco non vive a New York, vive a Cerignola e lo sa. Settimana prossima avremo la conferenza di servizi. Ho chiamato Assessore Leonetti, per la verità, ha chiamato tutti gli enti
interessati, in particolar modo l'acquedotto che gestisce il depuratore, perché la puzza arriva dal depuratore che funziona male e dalle vasche di depurazione che sono abbandonate a loro stesse. Allora abbiamo convocato i responsabili perché questo problema si risolva. Se voi conoscete qualche mago Zurlì, può venire al comune, mi porta la sua parrucca con i brillantini in testa, i capelli bianchi già ce l'ho, quindi mi metti i brillantini e faccio mago Zurlì. Se invece il problema si risolve lavorando, state sicuri che noi stiamo lavorando e stiamo lavorando molto sodo. Buona domenica, state buoni, occhio vivo.